Ho di nuovo litigato con Lisa. Credo che mi tradisca. Ma smettila, non ci crederei nemmeno se lo vedessi. Ti dico che è così. Come fai a dirlo? Hai le prove? Queste cose si sentono, non c'è bisogno di prove. Antonio, scusa, sai, ma se proprio devi accusare tua moglie di tradimento, magari prima vedi se è vero o no. Si fa un altro, capisci? Lo tocca, lo bacia e magari gli dice pure ti amo. E allora se ama un altro perché non ti ha già lasciato? Che ne so, magari lui è sposato. Antonio, senti, io te e Elisa vi conosco da una vita. Per me siete come due fratelli e mi dispiace vedervi in crisi. Non so se è vero quello che mi hai detto, ma sono sicuro di una cosa. Lisa è una donna con la quale si può parlare. Se avete discusso di questa cosa, perché ne avete discusso, vero? Sì. Se avete discusso di questa cosa e fosse stato tutto vero, lei non avrebbe potuto negare. Hai sentito di Gustavo e Flavia, vero? Lei le ha fatto le corna. Beh, gliel'ha fatta perché prima lui le ha fatte a lei. Tu hai fatto le corna a Lisa? Comunque, Io sono un angelo. angelo o non angelo, quando un uomo tradisce la propria compagna, c'è sempre una ragione sotto sotto. Sì, te la dico io la ragione di Gustavo. Jessica! Jessica! Ma dico io, quella non è una donna, è una dea. Che non lo so, ha un paio d'occhi. Sì, giusto gli occhi lui le ha guardato. Quello se glielo domandi non sa nemmeno se Jessica porta gli occhiali o le lenti a contatto. Ma tu hai visto che culo che ha? Ma come poteva resistere? Come? Povero Gustavo. Che disgrazia che hai avuto di incontrare una femmina così. Hai ragione, non poteva fare altrimenti. Filippo, e se lui fosse meglio di me? Chi, Gustavo? Sì, è simpatico, ma non mi pare Ma che. no, Filippo, che hai capito? L'amante di mia moglie. Ah, l'amante di tua moglie! Se fosse meglio di me, se avesse due lauree, se fosse ricco e bello. Antonio, non so tu, ma se la mia donna mi tradisse per uno così, io non potrei dirle niente, potrei solo farle i complimenti. Ah, e secondo te io dovrei pure farle gli auguri? Ma sei diventato pazzo. Filippo, tu parli così perché sei solo. Preso dal lavoro e dai tuoi impegni, non sai cosa significa avere una donna. Ma te lo giuro, quanto è vero Dio, io faccio una strage. Ma che strage, strage! Se non sai nemmeno se è vero. Antonio, convinciti. Tu sei sempre stato troppo geloso di tutto. Anche delle amiche di tua moglie quando eravate ancora fidanzati. Vorrei vedere. C'è stato un periodo che si vedeva più con loro che con me. Ma erano i preparativi per le nozze. L'abito da sposa, il bouquet, sono cose che si fanno tra donne. Antonio, diciamocelo tra noi, ma tu hai pensato pure che Lisa fosse lesbica. Che c'è di male ad avere un sospetto, scusa? Vabbè, Un sospetto va bene, ma non una convinzione. A momenti mandavi il matrimonio a monte. semmai poi io sospettavo che fosse bisex, non lesbica. Bisex! Gesù, ma ti rendi conto che è più grave ancora? Una pervertita! Moderna, semmai. Una moderna di ampie vedute. È comunque acqua passata. Se me la sono sposata vuol dire che le ho perdonato tutto. Ma perdonato cosa se quella non ha fatto niente? Antonio, Lisa ti ama, perché dovrebbe farti cornuto? Non lo so, è così bella, tutti me la desiderano. È bella, vero? Bella, bellissima. Bellissima. È una compagna dolce, sensibile, premurosa, affettuosa, tenera. Bellissima. Oh, basta, ma come ti permetti? Ma se me l'hai chiesto tu. Vabbè, ma non c'è bisogno di andare avanti. In sostanza, allora, lei ha negato. Negato. Mi ha accusato di essere pazzo, ma ti rendi conto? Voleva passare dalla parte della ragione. Prima mi fa cornuto e poi mi accusa pure di essere pazzo. Ma ti faccio vedere io quando ritorno a casa se non confessa. E se non torna? Se Come non torna? come dici tu a un altro, ogni volta che esce potrebbe essere la volta buona per non tornare più e andarsene per sempre con lui. Se Dici. le cose stanno davvero così? Allora in questo momento potrebbe essere con lui. Antonio, potrebbe se ti tradisse, ma sono sicuro che Lisa ti è fedelissima. Quindi tu mi consigli di chiuderla in casa e non farla più uscire? Oh, ma che sei matto! Io non ho mai detto questo! Nemmeno gli animali si chiudono in casa. E poi lo vuoi sapere una cosa, Antonio?
Le donne ti tradiscono quando si sentono oppresse dall'uomo che hanno accanto. Tu, più Lisa la controlli e l'accusi ingiustamente, e più rischi di perderla. Dammi retta. Le donne vogliono sentirsi responsabilizzate. Se gli concedi la tua fiducia, ti ripagano con la loro fedeltà. Insomma, come i cani. In un certo senso. È una fedeltà diversa, ma è pur sempre fedeltà. Tu stai rischiando seriamente di perdere tua moglie. Vuoi arrivare a questo, eh? Vuoi arrivare a questo? No, no. Io non posso vivere senza di lei. Non sopporterei di saperla accanto a un altro. A volte poi penso che magari è lei ad andare dietro a qualche uomo e divento rosso di rabbia. Questa poi. Ma quando si è detto mai che sono le donne a corteggiare gli uomini? Semmai al contrario, è l'uomo il cacciatore. Filippo, ricordati che se l'uomo è cacciatore, la donna allora è pescatrice. Ma che razza di proverbio è questo? Lascia stare, è un proverbio. Ma senti, tu non sai nemmeno quello che dici. Filippo, ma tu pensi che io mi diverta a tenerla sott'occhio? A contorcermi di rabbia quando penso che tutti i maschi del palazzo me la sognano e non desiderano altro che salire in ascensore con lei? Filippo, tu non ci crederai, ma una volta ho comprato pure un cartello ascensore guasto. Così per un mese nessuno ha usato l'ascensore, anche se funzionava. E quando veniva il tecnico per sistemarlo, mi facevo sempre trovare sotto per riceverlo e gli dicevo che era tutto a posto. Per un mese quel disgraziato è andato e venuto inutilmente. Antonio, ma ti rendi conto che hai fatto una cosa da galera? Questo palazzo ha 9 piani e ci stanno pure dei vecchi. È che non lo so. Figurati che un giorno la signora dell'ultimo piano si è sentita male mentre saliva le scale con le borse piene della spesa. Tu ti devi fare ricoverare, parola mia. A momenti ammazzavi una persona per niente. Per niente? Una sera ho visto scendere Lisa dall'ascensore e dentro con lei c'era il cavaliere del secondo piano. E allora? Che il cavaliere non può usare l'ascensore? Filippo, quello abita al secondo piano. Noi stiamo al quinto. Tu mo mi devi dire perché non è sceso 3 piani prima. Magari le ha dato un passaggio. L'avrà fatto per cortesia. Hai detto che è cavaliere, no? Eh sì, cortesia. Tu dovevi vedere come se la mangiava con lo sguardo. Fortuna che Lisa doveva scendere al quinto, perché se noi stavamo all'ultimo piano, quello con quegli occhi sarebbe riuscito pure a spogliarla. E mi fermo qui. Filippo, io sento che potrei fare di tutto pur di tenerla accanto a me. Di tutto. Ma come usciamo di casa, io sento subito gli sguardi animaleschi dei maschi che se la divorano. E allora non resisto e le faccio le scenate. Non metterti più questo, copriti bene, non guardare in alto. E poi finisce che litighiamo. Lei piange e io sto più male ancora. Vorrei vedere. Antonio, tu senti che potresti fare di tutto per Lisa? Di tutto, Filippo, di tutto. E allora, fai così. Fidati di lei. Hai capito? Fidati di lei. Mi fido. Fidati. Non appena torna a casa, abbracciala, chiedile scusa e promettile che d'ora in poi cambierai. Allora, secondo te sono tutte stronzate. Lei non mi tradisce. Antonio, le fai mancare qualcosa tu. Avete una bella casa, siete benestanti. Tu l'ami fin troppo. Ma per quale ragione dovrebbe farti una cosa simile? Riflettici un momento. E poi, in tutti questi anni di sospetti e tradimenti, hai mai scoperto qualcosa? No. Nonostante tutto, niente. Visto? Se tu continui a fare così, lei ti lascerà. Pensa anche solo per un attimo a quello che potresti perdere per la tua assurda gelosia. Mi sa che hai ragione. Già ora, la sera a letto, neanche mi considera. Oddio, mi sento proprio uno stupido. Ho accanto una donna meravigliosa, che mi adora. E invece di godere della sua presenza, mi preoccupo solo di poterla perdere. Infatti, finora hai guardato la cosa dal punto di vista sbagliato. Pensa poi se fosse lei ad accusarti ingiustamente di non esserle fedele. Antonio, alla lunga le accuse fanno male. E credimi, fanno ancora più male quando sono false. Sai che una volta l'ho pure pedinata? Che hai scoperto? Niente. Ero andata davvero a trovare un'amica in ospedale come mi aveva detto. Antonio, ma ti sei rimbecillito? Promettimi che non farai mai più una cosa simile, promettimelo! Ma ti rendi conto che pedinare la propria moglie è una cosa patetica? Nemmeno fosse una spia, poi! Sei ridicolo, Antonio, ridicolo! Non devi farlo mai più, capito? Sì, sì, scusami Filippo, scusami, sono un animale. Lisa mi ama e io la giudico una sgualdrina. Perdonami Filippo, sono un disgraziato. Non sono io che devo perdonarti, ma se fossi stato al posto suo, se l'avessi saputo, Antonio,
Io ti avrei lasciato immediatamente. Lisa, amore mio, perdonami. Ti giuro che da oggi cambierò. Ho capito. Ho capito, ma era il troppo amore per te che mi faceva agire in quel modo, che mi faceva essere geloso. Ma ho capito che stavo sbagliando tutto. Mi perdoni, mi perdoni. Dai, Antonio, smettila. No, per favore, perdonami, cambierò, te lo giuro. Me l'hai detto almeno mille volte che saresti cambiato. E ogni volta la stessa storia. Non ne posso più, davvero. No, no, dammi l'ultima possibilità. L'ultima, va bene? Va bene? Sì? Grazie, amore mio. Grazie. C'è Filippo qui. Ho visto che c'è Filippo. Ciao, Lisa. Ciao. Sono venuto a trovare Antonio, ma mi sono trattenuto abbastanza, adesso vado via. No, Filippo, resta a cena con noi stasera. Ci tengo, davvero. Vero, Lisa, che ci teniamo? Certo, se ci tieni tu. Anzi, andiamo a cena fuori. Vi invito al ristorante cinese che hanno aperto qui sotto. Ci state? Ti va, Filippo? Con piacere. Vado a prendere il giaccone. Torno subito. È stato davvero difficile, non credevo di riuscirci. Amore, scusa, mi sono chiesto di parlargli, ma ormai lui si fida solo di te. A un certo punto ho anche pensato di confessargli tutto. Non pensarci nemmeno, e la prossima volta che ci incontriamo, assicurati che non ti segua. Mi ha detto che ti ha pedinato. Quando? Quando dovevamo vederci in ospedale. Per fortuna quel giorno non sono potuto venire. Non mi sono accorta di nulla. Infatti, dobbiamo stare molto attenti d'ora in poi. Eccomi a voi. Possiamo andare? Scusate se vi ho fatto attendere. Ma figurati. Di che stavate parlando? Nulla di importante. Non devi dubitare di me, Shock. Ho di nuovo litigato con Lisa. Credo che mi tradisca. Ma smettila. Non ci crederei nemmeno se lo vedessi. Ti dico che è così. Come fai a dirlo? Hai le prove? Queste cose si sentono, non c'è bisogno di prove. Antonio, scusa, sai, ma sei proprio di...
Scena 11, uno prima. Viene Luci. Luci, spegni. C'ho ancora l'orecchio. Scena 2, prima. Fiore. Scena 5-1, prima. Fiore. Filippo, ma tu pensi che io mi diverta a tenerla sott'occhio? Ah, contorcermi di rabbia quando penso che tutti i maschi del palazzo me la sognano e non desiderano altro che salire in ascensore con lei. Filippo, tu non ci crederai, ma una volta ho comprato pure un cartello ascensore guasto. Così per un mese nessuno ha usato l'ascensore anche se funzionava. E quando veniva il tecnico per sistemarlo, mi facevo sempre trovare sotto per riceverlo e gli dicevo che era tutto a posto. Per un mese quei disgraziati andate e venute inutilmente. Antonio, ma ti rendi conto che hai fatto una cosa da galera? Questo palazzo ha 9 piani e ci stanno pure dei vecchi. È che non lo so. Ma facci. 5-1, quinta. Dieci, sei, terza. Ma non hai ancora capito che sono le tue corna che si stanno allungando? Ma chi è che ha aperto la porta?